Secondo voi è meglio grosso o è meglio piccolo? Ciao, bentornati nel bunker di MFufu Blog. Mi si è rotto il computer, l'avete visto sul secondo canale. Avrei dovuto fare la seconda parte del video sul computer con l'impianto hi-fi dentro, invece in questo video faccio una cosa che avrei dovuto fare l'altra settimana per poi fare il video di questo computer, ovvero devo andare a ripescare le SR Meter, un vecchio progetto che ho sfruttato tante volte in tanti video, ma che ultimamente non mi avete visto più usare, perché è qui dentro tutto sbudellato. Inoltre, in questa busta ce n'è anche un altro che mi ha spedito Piera Isa, ma questo lo vediamo dopo. E poi c'è il mio ESR Meter, quello con scritto restate sani, al quale avevo rifatto il pannellino frontale con tutta la grafica laserata questa volta, e poi non ce l'ho mai attaccato, a parte il fatto che non so nemmeno se funziona sempre. Fai un po' vedere. Sì, funziona. Ci devo solo attaccare il pannellino frontale e ricollegare questi cavi con le boccole che ci avevo messo. Questo è il primo pannellino che ho fatto con l'engraver laser, engraver che ha rotto ampiamente con... Basta con i laser, ok. Ma più che altro, sto coso ci sta qui, sì, ci sta. E ci va messo infilando sti cosi qui, che non c'entrano, eh? E noi ci si infilano a forza. Qui è sciagato d'un niosai a fa sto lavoro. Maremma piezoelettrica. Porco boia. Poi c'è questo cavolo. Ma non è una cosa semplice. La tua mamma. Ce lo infilerò mai. La tua mamma. E noi ne sa largar. Gesù. What? Oh, ci va. Ecco qui, c'è entrato anche questo. Quindi questo bussolo si infila qui dentro, vediamo un po'. Allora, è tutto incollato, tolgo questo coso qui perché voglio andare a cambiare anche il disegno del display, così ce lo metto a colori e ce ne metto uno anche un pochino più serio, perché insomma voglio dire, questo qui è un ESR Meter serio. Questo è il galvanometro, inventato da Luigi Galvani nel lontano secolo avanti Cristo. Serve a misurare i galvani, infatti il suo nome deriva dal giapponese galvanometro, che significa appunto misuratore di galvani. È uno strumento di assoluta precisione di cui ci si può fidare, perché galvani vuol dire fiducia. Ta-ta! Ok, montare l'ho rimontato. Ed è diventato serio. Ma più che altro vediamo se funziona. Lo accendo, questo va messo sullo zero, così. Un paio di condensatori di merda. Dove c***o sono? Ce n'era un quintale, l'ho visti ora. Ah, l'ho visti ora, ce n'era un fottio che non finivano mai. Eccoli qui. Questi le ESR ce la dovrebbero avere bassa. Questi puntali non sono buoni a niente, va a zero e... buono. Infatti si può vedere la scala, lusso, buono, rischio, troiaio, maremma maiala. Finché sta qui diciamo che va bene. Lo posso richiudere, se mai mi riuscirà. Oh, quindi questo qui è a posto. E poi è diventato un ESR Meter serio. Ma qui ce n'ho un altro di ESR Meter. E questo qui è minuscolo. Questa è l'evoluzione delle ESR Meter che abbiamo fatto in collaborazione con Piera Isa, ed è stato disegnato da una sostenitrice Patreon del suo canale che si chiama Elisa. La circuitazione è più o meno la stessa dell'altro ESR Meter, ma è stato fatto entrare in una superficie di un solo pollice quadrato, in modo da essere montato anche dentro a uno strumentino come questo. Questo progetto è stato fatto per pura passione di noi smanettoni verso l'elettronica, nessuno vi vuole vendere niente. Oh, mamma di tua madre, non tutti i fili. Con molta calma, come sempre. Questo è il prototipo del micro ESR Meter, che come vedete ha già tutti i cavi collegati perché appunto è un prototipo. Mentre questo qui è il modello definitivo. C'è da tagliare tutto il circuito qui d'intorno. Il micro ESR Meter.
già montato in componenti SMD, perfetto per essere infilato dentro a questo piccolo tester giapponese, che è un testerino che mi è arrivato con la posta di MWVlog. Gli è andata via la serigrafia perché qua le batterie avevano perso l'acido, infatti qui è ancora un pochino sgagnato, ma basta pulirlo. Questo qui lo vorrei infilare qui dentro. Vediamo come è fatto all'interno questo cosino, l'avevo già smontato e provato e funzionava. Ci dovrebbe essere abbastanza posto per infilarcelo dentro. Made in Japan. Pensavo di metterlo proprio qui sopra. Poi si chiude il tappo? No, no, no. Ah, lo potrei mettere qui in qualche modo? Sì. Mica tanto. C'è questa bitazza qui che rompe co***o. Quindi dove lo metto? Di fianco? Nemmeno, non ci sta. Qui non ci va. Qui di fianco non ce lo posso mettere. Come si può fare? Potrei ristampare. Sono morso la lingua. Fai vedere. Questo lo stiocco qui. Quindi questo qui sopra. Ci manca proprio un niente a chiudersi, guarda. Quindi se io lo stampo un centimetro più profondo, ci va alla grande. Questo cosino qui poi funziona a 12 volt, quindi dovrò utilizzare una di queste piccolissime batterie e questa qui la dovrei mettere qua giù e ovviamente non ci va. Quindi ristampando tutto mi vado a stampare anche un adattatore da mettere qui per infilarci la batteria. Ho recuperato questi elettrodi poi dopo in modo da poterli utilizzare qui e ora andiamo a vedere invece qui sotto cosa c'è. Credo che ci saranno solo qualche resistenza. Infatti, questo si leva, 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 si leva. Allora, ho liberato tutto il circuito da tutti i componenti che c'erano sopra, perché così ora posso andare a sfruttare il potenziometro che è qui e questo lo posso utilizzare come interruttore per accendere e spegnere le SR meter. E quindi, come sempre, mi sono messo a disegnare la roba col 3D Studio. In tanti mi avete chiesto di imparare a fare queste cose, se vi posso fare un corso per... No, non sono buono a insegnare sta roba io. Non mi riesce, abbiate pazienza. Sono autodidatta, ho imparato da me, non so neanche se va bene quello che faccio, l'ho fatto per 30 anni, quindi probabilmente sì. Comunque, ho progettato sia il nuovo coperchio che anche il portabatteria da inserire dentro al portabatteria che è dentro allo strumentino giapponese e come al solito ho stampato tutti i pezzi contemporaneamente su più stampanti, più volte, perché non mi riusciva a trovare le misure giuste. Giorno numero 2. Non ho indovinato le stampe alla prima e quindi l'ho rifatte svariate volte e poi non solo quelle. Qui ora ho preparato tutto, ho ripulito questo mini tester al meglio che potevo e ho ricreato appunto il coperchio posteriore, eccolo qui. Un pochino più spesso, questo si incastra qui così e ci sta perfetto. Mi sono preparato anche queste serigrafie, ma queste ce le metto alla fine, anzi le tolgo proprio di mezzo, non le vorrei distruggere prima del tempo. Ho pulito anche tutto il circuito del tester in modo da poter sfruttare questo interruttore e il potenziometro che c'è qui e quindi ora vado a rimontare proprio tutto. Qui c'ho tutti questi cavettini qui di recupero e me li faccio andare bene, uso questi qui. La prima cosa è collegare due cavetti qui che sono le boccole dei puntali, dopodiché vado a rimontare questo coso qui sopra, no, era di così, e collego dei cavi in modo che questo faccia da interruttore e un paio di cavi li collego anche al potenziometro. Una volta attaccati tutti i cavi, questo coso lo fermo in questo punto qui, ci infilo sopra il micro super mega ISR meter e collego tutti i cavetti. Poi vado ad infilare questo qui che sarebbe il portabatterie nuovo per la batteria da 12 volt, questa qui piccolina. E se va tutto bene, se poi funziona, lo chiudo e speriamo, perché non lo so mia se va, non ho ancora provato niente. Ho collegato tutto tranne il LED, perché quello ancora non so dove metterlo. Però se ho collegato tutto giusto dovrebbe già funzionare. Quindi lo metto su ON e vediamo un po' con questo puntale qui che succede. Alla rovescia funziona, però funziona. Un attimino, Ho scambiato i cavi e vediamo ora se funziona. Collego un puntale, che poi i suoi puntali non ce l'ho, quindi non so come fare. Ecco, va a metà corsa, vediamo un po'.
un po'. Oh, sì, 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 sì. Sì, 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 ci arriva in fondo. Non era assolutamente detto che funzionasse, perché che cavolo ne so, cioè io ho preso uno strumento a caso e invece va. Quindi ora devo fermare il circuitino qui sopra, sistemare un attimino tutti i cavi e trovare il posto dove mettere il LED, perché quello me l'ero proprio scordato, non ci ho pensato. Dopodiché devo andare a mettere tutte le serigrafie qui, ma solo quando lo avrò chiuso completamente. L'ho finito di assemblare e ho messo il LED quassù in cima. L'ho piegato perché voglio dipingere di nero tutto qui intorno, perché qua quando vado a mettere questo non mi piace un granché, si vede il bianco sotto. E quindi... Ecco qua, l'ho verniciato e quindi ora lo devo solo chiudere. Vediamo se si chiude più che altro. Perfettamente. Ci va messa la vitina dietro. Ce n'ho una anche nera addirittura, guarda là. Troppo ganzo, guarda è figata questa lì. Purtroppo non ho i puntali da mettere qui, quindi mi devo arrangiare con qualcosa ora che poi andrò a costruire. Vediamo un attimino intanto se va. Funziona! E come se funziona! Qua dentro è tutto nero, così è molto più estetico. E per completare l'estetica devo mettere la serigrafia qui e il quadrante qui dentro. Questa l'ho calcolata al millimetro proprio. Davi, che spettacolo è questo, ve? Ah, a incastro perfetto ci va. Questo mi garba per davvero. Questo è troppo bello. Questo è un po' leggermente più grosso, un gocciolino, eh. No, questo è troppo più bellino, dice. Questo è troppo bestia. Ma d'altra parte, questo è giapponese. E ora devo costruire i puntali perché non ce l'ho. Bisogna che li faccia. C'ho questi puntali qui di prima che fanno cacare, però meglio di nulla. E qui in cima ci saldo questi due puntali qui e poi ci metto una guaina termostringente. Ok, eccoli qui. Li ho anche lucidati tutti per bene. Vediamo se funzionano. Tac, e fa contatto. E poi si regola il fondo scala. Regola va messo qui sullo zero così. Non si vede un c***o. Ah! Ci devo fare un sostegnino sotto per tenerlo così. Così in cortocircuito va sullo zero preciso. Se ci metto il condensatore va quasi a zero. Questo è nuovo di zecca, quindi misura un ESR veramente bassa bassa. E direi che funziona. A questo punto volevo riparare qualcosa con l'ESR meter, ma come vedete il gatto ha distrutto completamente il bunker. C'è rimasto sano nulla proprio. E quindi devo chiudere questo video qui. E poi vieni qua, gatto colpevole. Dove vai? Il gatto colpevole, vieni qui. No, scherzo, non è stato il gatto a far casino, questi sono i postumi della live di ieri sera. Comunque a questo punto il micro SR meter è pronto, se vi piace trovate tutti i link nella descrizione qui del video. Nel prossimo video vi faccio vedere la riparazione di questo registratore. Invece nel prossimo video vedremo la riparazione di questo registratore a cassette Akai che ho riparato utilizzando proprio le SR meter. Intanto questo video finisce qui, io vi ringrazio di averlo visto, mi raccomando, come al solito, restate sani!